Massimo Vacchetto, capitano della Nocciole Marchisio Cotto Emilia, missione compiuta, direi anche in modo netto dopo un primo tempo un po' più equilibrato, direi tra la fine del primo tempo e la ripresa hai dominato questa partita contro la Virtus Langhe, strada aperta verso la finale di Santo Stefano Belbo. Sì, siamo partito al contrario, siamo contentissimi per la finale, contentissimi per il lavoro che abbiamo fatto noi, soprattutto per il pubblico di Corte Emilia e la società, ci tenevano tantissimo, hanno puntato su di noi e questo era uno degli obiettivi e siamo contenti di averli soddisfatti e di averlo raggiunto. E ora ci godiamo un attimo il momento, andiamo a giocare contro la corazzata, per cui sappiamo che partiamo sfavoriti, però siamo felicissimi di aver raggiunto questo traguardo e per il momento ce lo godiamo. Per quanto riguarda la partita invece è stata comunque combattuta fino alla fine, tolto forse un gioco. L'ultimo gioco del riposo e poi l'ultimo gioco finale abbiamo sempre dovuto tenere l'acceleratore in pancia perché ci hanno messo in difficoltà e siamo stati poi più bravi forse a interpretare la fine di gara quando si è girata l'aria tanto contro il battuto, abbiamo trovato qualche pallone tra il fortunato e il ben giocato dal ricaccio che ci ha messo sulla strada buona. Direi una nota di merito ai terzini, tutti e quattro, ma in modo particolare Coccino questa sera ha fatto vedere dei bei colpi. Sì, abbiamo avuto diciamo una partenza che ha evidenziato un pochettino le nostre carenze attuali e anche un pochettino di team perché siamo passati tanto tempo ma ancora non abbastanza per essere completamente coesi. Nel finale è uscito con due sterline coach e poi siamo stati molto più uniti anche, quindi complimenti a lui ma complimenti a tutta la squadra, ha giocato molto bene Emma e ha detto bene anche loro sotto, hanno giocato forte, li avevo già visti contro Parussa molto bene, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. L'obiettivo oggi era quello di appunto cercare di tenere la palla alta per cercare di forzare un po' il palleggio e a volte siamo riusciti, a volte no, ma siamo contenti. Facciamo uno spot per il 28 di agosto, bisogna prenotare il posto, prenotazioni già aperte, perché devo prenotare un posto a Santo Stefano Belbo? Devi prenotare un posto a Santo Stefano Belbo, se vuoi vedere una bella partita di pallapugno, devi portarti il Green Pass e tanto entusiasmo e tanta voglia di tifare Corte Emilia. Gabriele Boetti, terzino laterale della Barbero Virtus Langhe, partirei dal pallone sulla quale c'è stata un po' di contestazione, però alla fine partirei da questo, forse era meglio non averlo preso lì, perché quanto male ti fa? Ma attualmente è un male sopportabile, non è niente di che, sul momento fa un po' più male, ma essendo riusciti a prendere la caccia alla fine passa abbastanza in fretta. Veniamo alla partita di questa sera, beh, un risultato netto 9-4, forse anche un po' bugiardo perché ve la siete lottata per almeno tre quarti. Sì, il primo tempo è stato molto tirato, equilibrato, con molti giochi risolti ai vantaggi, diversi alla decisiva. Loro sono stati un po' più incisivi sulle cacce importanti, sui giochi importanti. Noi abbiamo avuto un passaggio a vuoto dei due giochi prima di riposo, che potevamo fare il 4 sicuramente, e poi il 5 l'hanno fatto loro di slancio. E lì c'è sfuggito un po' il momento nevralgico della partita, da lì in poi non siamo più riusciti a stare dietro, Massimo si è sciolto un pochino e ci ha messo più in difficoltà, qui è casa sua e ha meritato la vittoria. E adesso ci si rituffa in campionato dove comunque siete lì in una situazione di classifica molto buona. Sì, sì, siamo in terza posizione, mi sembra che abbiamo 10 punti. Puntiamo a rimanere in quella posizione lì, riuscissimo a vincere ancora un paio di partite delle ultime tre, nessuno è facile, partiamo dalla prima lunedì prossimo a Santo Stefano contro Gatti che sarà determinato a fare tutti i punti che può e puntiamo a rimanere lì, dai, siamo ottimisti. Questa sera al di là del colpo sul braccio eccetera, direi che i terzini hanno fatto un ottimo lavoro, praticamente lì davanti non avete sbagliato nulla, questo forse un po' a significare che i capitani non cercavano tanto il palleggio ma cercavano di abbassare questo pallone. Ma diciamo che essendo fratelli si conoscono bene, ognuno conosce i punti deboli e i punti forti dell'altro e cercavano un pochettino di evitarsi. Ciò non toglie che ci sono stati anche dei discreti scambi tra loro due, magari non lunghissime gittate, e noi terzini abbiamo fatto tutto il possibile, qualche errore capita sempre, ma fa parte del gioco. Cosa ci mettiamo adesso lì sul braccio? Un po' di ghiaccio, un po' di lasonile e passa in fretta.